Oggi voglio parlarvi di un prodotto per capelli e in particolare di un riflessante e sto parlando della nuova linea di Hermès che si chiama appunto Cure Colore. Quindi, oltre che essere un riflessante, quindi una colorazione vera e propria, ha anche un potere curativo perché contiene all'interno cheratina che è un ristrutturante. Ho avuto l'opportunità di testare questo prodotto e volevo darvi la mia opinione. Devo dire che l'ho testato 2 volte e il mio parere è cambiato radicalmente. Allora, la prima volta ho seguito alla lettera le istruzioni, nel senso che, allora, partiamo dall'inizio. Da cosa è costituito il prodotto? Cioè, cosa vi serve per avere il risultato desiderato? Allora, ovviamente il colore, quindi il tubetto di colorazione, e io ho questi due, che sono il rame intenso, il C4, e il dorato chiaro, che è il C3. E poi invece vi sono il C0, che è il neutro, che è appunto un prodotto che serve per attenuare l'intensità del colore, oppure si può utilizzare anche come maschera. Comunque, quando andate a preparare, diciamo, il vostro prodotto, la vostra colorazione, se volete renderla un po' più chiara, basta aggiungere questo che è appunto il C0. Poi, come si prosegue? Allora, prima di tutto si lava i capelli, si asciugano i capelli, si tamponano e si lasciano umidi. Poi si prende una ciotolina e all'interno mettete appunto la vostra colorazione, che può essere la colorazione singola oppure un mix di varie colorazioni. Allora, ad esempio, per il mio capello, per avere un risultato, diciamo un riflesso rame ma chiaro, mi consigliavano un mix con diverse dosi, cioè 6 dosi di rame intenso e 4 dosi con 4 dosi di dorato chiaro, quindi un 6 a 4. E appunto io la prima volta ho fatto come dicevano loro, quindi ho messo 6 dosi di questo e 4 di questo, appunto poi diciamo moltiplicate per quanto prodotto avevo bisogno, ecco. Io vi consiglio di eccedere un po' rispetto a quello che pensate appunto possa passarvi, perché comunque poi vi ritroverete se no a secco e quindi dovete riformulare ogni volta le dosi. E poi invece all'interno un prodotto che dicono essenziale è questo, che è il CF, cioè il fissatore. Praticamente quando andate a creare il vostro composto, quindi mettete il colore, poi dovete spruzzare il fissatore e loro dicono ogni 50 ml di prodotto di colorante ci vogliono 5 spruzzi di questo e ogni volta che lavate i capelli per ravvivare il colore bisogna spruzzarsi il fissatore, ecco. La prima volta appunto che l'ho provato ho seguito la lettera, quindi ho messo 4 dosi di uno, 6 dosi dell'altro e 4 spruzzi all'incirca perché secondo me non avevo utilizzato 50 ml. In effetti ho utilizzato meno prodotto rispetto a quello che invece in realtà doveva essere utilizzato e ho preparato il tutto, messo con le mani semplicemente distribuendolo bene e poi appunto l'ho lasciato 10 minuti. Tolto diciamo, lavati i capelli, asciugati i capelli, non ho praticamente visto il risultato, cioè se non proprio minimo, 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 ma me ne accorgevo semplicemente solo io, non se ne è accorto nessuno. Allora ho detto, ok, va bene, è una ciofeca, non mi piace assolutamente, però io non ho mai fatto tinte, soprattutto mai fatte a casa, cioè l'unica volta che ho fatto un riflessante che poi invece si è rivelato una vera e propria tinta, non so se vi ricordate quando avevo i capelli molto rossi, me l'ha fatto il parrucchiere, quindi non so proprio come si mette. Allora questa volta oggi ho deciso di farlo. Diciamo, con l'aiuto di mia mamma che me l'ha spalmato, lei appunto facendo la tinta a casa sapeva come si faceva appunto. E quindi cosa ho fatto? Ho deciso di utilizzare solo il rame perché ho detto ok, è inutile che lo vado a smorzare con un dorato, voglio un effetto rosso, usiamo soltanto il rame intenso e ho messo un bel po' di prodotto comunque, credo di aver utilizzato praticamente metà prodotto se non anche di più. E all'interno poi appunto, oltre a quello, gli ho messo 5 spruzzi di fissante, mischiato il tutto, e poi mia mamma ha utilizzato il suo metodo, cioè quello di metterlo principalmente appunto all'inizio e poi stenderlo poi col pettine bene su tutta la lunghezza. Poi cosa ho fatto? L'ho lasciato per ben mezz'ora, non solo 10 minuti, e gli ho messo su anche la cuffia. E
questo è il risultato, che secondo me, non so se riuscirete a vederlo, comunque è molto molto visibile, cioè nel senso che adesso effettivamente ha un bel riflesso rosso. È veramente l'effetto che io volevo, anzi, forse anche un po' più di quello che mi aspettavo. Mi aspettavo un riflesso, quindi mantenere il mio colore e invece magari con la luce del sole avere un riflesso ramato. Mentre invece adesso effettivamente si nota, ecco, che è un altro colore. A me piace molto, devo essere sincera. Ora voglio vedere appunto quanto durerà. Perché io ho notato appunto adesso lavando i capelli un paio di volte che scarica tantissimo e tra l'altro vi sporca tantissimo il lavandino piuttosto che la vasca. Io li ho lavati nella vasca e praticamente ha un po' colorato anche la vasca, quindi pulitelo subito, non lasciate le macchie da qualche parte, cercate di toglierlo subito e di pulire bene il tutto con un prodotto detergente, perché sennò vi cerca di macchiare. Come costi non sono così bassi, ecco, perché costano 12,90 euro prodotto, mi sembra, o forse questo 9,90, ora non mi ricordo bene. Comunque 12 euro tubetto, 13 euro tubetto non è poco, e se avete i capelli come i miei, quindi non sono lunghi, anzi vi basta per due volte se lo utilizzate ovviamente singolo. Se invece volete fare mix è normale che vi duri di più, però dovete acquistare due prodotti. La prossima volta invece, magari quando avrò già ormai scaricato tutto, quindi fra un mesetto, due mesetti, proverò a utilizzare solo il dorato chiaro, vediamo se riesce a schiarire un pochino o dare un riflesso un pochino più biondo, voglio vedere. Sapevo che il rosso avrebbe preso molto di più del dorato, perché io tendo a rossiccio, ecco. Quando avevo fatto mi parlo di 10 anni fa, un riflessante scuro che era tendente al nero, poi aveva, quando diciamo aveva scaricato il colore, era diventato rossastro, perché i miei capelli tendono a diventare rossicci. Quindi secondo me sarà abbastanza dura a toglierlo, però ho visto che scarica tanto, quindi magari invece effettivamente sono 6-8 lavaggi reali. Comunque vi terrò aggiornate sicuramente. All'interno troverete comunque la color chart, che è appunto la tabella in cui appunto voi selezionate il colore naturale dei vostri capelli e vedete appunto quale effetto volete e quali colore prendere. È visualizzabile anche sul sito questo, e con che percentuali. Ad esempio in questo caso, dal castano scuro, per avere questo risultato qua bisogna mettere 3 dosi di C8 e una dose di C7, perché sennò appunto non si ha questo risultato. Comunque appunto vi ripeto, le colorazioni variano dal grigio, cioè il grigio, nocciola chiaro, dorato chiaro, marrone scuro, rame intenso, rosso vivo e viola intenso. Queste sono le colorazioni. Poi vi serve il fissatore, e invece se volete schiarire una colorazione il C0, che è appunto l'attenuante, il neutro attenuante. E niente, spero di avervi dato tutte le informazioni. Se comunque avete dei dubbi o delle domande, scrivetemele qua sotto, spero di darvi delle risposte il più velocemente possibile. Ripeto, spero si riuscirà a capire un po' com'è il risultato. A me è piaciuto, però per come l'ho gestito io adesso la seconda volta, quindi allungando il tempo di posa, diciamo, mettendo una cuffia per la doccia sopra, quindi per far diciamo rimanere un pochino di più il prodotto, e stendendolo appunto col metodo della mamma, che poi magari credo che sia forse il metodo con cui si stende. Non l'ho steso a pennello, cioè l'ho steso sì a pennello solo all'inizio, ma poi l'ho tirato a pettine, quindi non sono stata lì a pennellarmi tutte le ciocche. E poi appunto mia mamma mi ha un po' massaggiato la testa in modo tale che prendesse un pochino di più. Niente, credo di avervi detto appunto tutto. Ci vediamo nel prossimo video. Un bacione, ciao!